Wattè a tutti ciurma e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissimi. Per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, dopo un primo episodio direi super interessante, direi di non perdere tanto tempo ragazzi e di andare direttamente a giocare, perché sono veramente troppo curiosa di vedere cosa aspetta i nostri protagonisti. Quello che c'era rimasto da fare era entrare qua dentro e da qui poi appunto ci eravamo interrotti. Che sarà mai un'effrazione? Com'è che non sei in prigione? Non ho detto niente, ma adesso dovrebbe succedere qualcosa di strano perché ci eravamo fermati proprio qui. Infatti, che è questa roba? Avvicinati a un nascondiglio e tieni premuto LT per nasconderti. Se nascosti, i membri della troupe non verranno localizzati. Perfetto. Ma che è? Piacere anche per me. Ma che è? Che è successo? Cos'è stato? Non abbiamo visto nulla. Cos'era quel rumore? Un animale? Che roba era? Boh, vabbè, ok. Non ci è stato dato a vedere di cosa si trattasse, ragazzi. Per cui, caro mio, se te sposti mi fai un attimo un favore. Allora, qua non possiamo andare. Quindi non ci resta che procedere da questa parte. Una bella cucina dismessa. Ok, premonizione sbloccata, un'esplosione, quindi sono questi disegni qua che ci permettono di vedere appunto cose che potrebbero accadere, quindi presenti un'opportunità, ci dà l'opportunità di stare attenti ragazzi in caso dovessimo trovarci su uno specchio d'acqua, mi sembrava che fosse di fare attenzione a non incorrere in una eventuale esplosione. Perfetto, quindi d'ora in avanti faremo di sicuro più attenzione a trovare questi disegni, quindi possiamo passare attraverso. Non fate scherzetti. Basterebbero della delle minchia. Tende, delle lenzuola pulite e una tanica di disinfettante. Detto poco, infatti io ne userei molto di più di disinfettante. Qua niente, perfetto, ci sono porte in cui non possiamo proprio entrare. Va bene, sì, vai, vai avanti tu caro, d'accordo, visto che tutta questa fretta. Andiamo su, cioè di regola stiamo trovando appunto una via per arrivare al faro ragazzi, non so se vi ricordate. Charlie, questo posto mi mette un po' a disagio. La tassidermia è un hobby normale. Rilassati. Cazzo. Bel hobby. Ma ma che hobby? Cioè, ok, può esserlo la tassidermia, ma poi attaccare le pelli e i resti degli animali così schifosamente al muro, direi che non è tanto normale, caro Charlie. Quindi bada a quello che dici, perché potresti aver detto una boiata. Che razza di animale è? Dovrebbe essere un corvo? No, ma è... Ah! Si è mosso. Che? Quello. Si è mosso. Sì, si è mosso. Benissimo, benissimo. Erano anche cose come queste, ragazzi, che mancavano in The Quarry. Vedete? Cose che magari uno potrebbe tranquillamente non aspettarsi. Quindi, caro amico, questa volta vado io per primo. Quindi andiamo su. Ah, no, va comunque lui per primo. Vabbè. Come non... Scusa? Perché ha parlato in inglese? Che vista? Non è molto chiaro. È perfetta. Meno male che abbiamo i sottotitoli. Dai, ma riprendi. Voglio una carrellata sul lago che finisce a inquadrare l'isola. Dopodiché zooma bene sul faro. Ehi, guarda là. Dai, sarà meglio scendere. Perché? Cosa ha visto? Se sta alzata la nebbia o la foschia o robe del genere, per questo. Ah, è in arrivo sto coso. Ok. È lui? Salve. Non lo so. Non l'ho mai incontrato. Ha parlato solo come al telefono. Faceva a sapere l'argomento del nostro programma? Non gliel'ho chiesto. Che strano. Cerchiamo di essere gentili. Salve, signor Lonnit.
Eccomi. Sono Grampten Dumet. Ah! Salite tutti a bordo e possiamo andare. Così dice lui. Tu e Mark. Mark. Erin, Jamie. Signore. Lei e Kate. Ok, Kate. Molto piacere, signor Dumet. Spero di ricordarmi. Non vedo l'ora di ammirare ciò che ha da mostrarci. Siamo davvero molto grati. È un piacere conoscervi. Cosa ne dite di salpare? Il tipo, smettiamola di perdere tempo. Ci tengo a Rinda. Attenzione, che dice il rilevamento bussola. Cioè, hai ricevuto una chiamata. Ok, la truppa ha incontrato Grant Dumet. Quindi dovrebbe essere questo tizio. Almeno così dice lui. Ziarla di nuovo per questa opportunità. Si figuri. Ancora. Mi diceva che è stato un suo prozio a darle... Non perdiamo altro tempo. Le spiegherò tutto più Niente, tardi. Niente, c'ha fretta. Sì. Ha fretta. Bene. D'accordo. Stiamo dirigendo finalmente verso questa benedetta ricostruzione di questo famoso hotel. Davvero tanto curiosa, ragazzi, impaziente. Siamo sicuri che questo tizio ce la conti giusta? Quest'altro che è? Ora raggiungiamo l'hotel. Mi raccomando, state vicini. Sempre insieme. È pericoloso qui? No, certo che no. Sul serio? Non mi sembra convinto. È perfettamente sicuro. Ma in caso di incidenti saremmo lontani dai soccorsi. Quindi vi prego, fate attenzione. Ok, che tipo di incidenti Questo dovrebbero posto avvenire? Questo posto ha l'aria di essere davvero ben protetto. Caspita. Di qua, non preoccupatevi dei bagagli, manderò qualcuno. D'accordo, siamo sicuri? Cerca di non sputare un polmone, Charlie. Vecchio Charlie. Tratti aggiornati. Ah, ok, quindi si aggiornano anche i tratti, diciamo così, di ogni personaggio. Respira a fondo, Charles. E cerca di non sputare un polmone malato. Sto bene. Ci proverò. Pensa a una stecca di sigarette che ti aspetta in cima. Davvero? Sembra tenere molto alla sicurezza. Mi chiedo cosa tema possa entrare. Forse dovresti chiederti cosa teme che esca. Jamie. Dire. I punti di Guardi vista. Troppi film horror. È un uomo riservato. Lo sapevamo dall'inizio. Lo sappiamo da neanche 2 ore. Andiamo e basta. Mark, prendi la telecamera, voglio filmare un'introduzione. Potremmo riprendere l'ingresso alla casa, non serve tutto il viaggio. Solo Kate che parla in camera, poi vi dirigo, ok? Niente foto. Non registratemi in alcun modo. È chiaro, sono una persona molto riservata. Certo, signor Dumet. La Lonnit Entertainment è molto discreta. Questo qua non Vuoi me la punta solita giusta, intro, ragazzi. Charlie? Certo. Luce buona. Io sono pronto. Erin? Suono a posto. Ok, proviamo la scena. Com'è il look di Kate? Il mio look è sempre perfetto. Ah, smettila di provare a sedurmi. Motore. Zack. Azione. Sono appena sbarcata sull'isola privata che dovrebbe ospitare cimeli originali del Regno del Terrore di H.H. Holmes. Ora sto raggiungendo la magione. Perfetto, Kate. Ora voltati verso la casa. E ora cammina. Ok, basta così. E stop. Adesso dobbiamo davvero andare. Ma perché? Agli ordini, scusa. Signor Dumet. Non sto capendo, ma... Di qua. Questo tizio sapeva che Riprenditi loro... Riprenditi nascosto, ok? Ovviamente. Ecco, pure. Lui sapeva che loro registrano un programma. Perché si comporta così? Mo' gli sta a mettere sta furia terribile. Boh, è tutto strano, ragazzi. Vabbè, questo si era capito, Il per signor carità, Dumet però... è una persona piuttosto rigida. È tutto troppo strano. L'ho notato. Dai un'occhiata in giro. Senza di lui. Ha diritto alla sua privacy. È sfuggente. Voglio capire cosa ha da nascondere. Cosa dovrei fare? Quello che hai fatto con i poliziotti a Glendale. Sul serio? Ah, ai! Oh, accidenti!
Che è successo? Stai bene? Inciampata di nuovo nel Lego. Dovremmo portarla all'hotel. Oddio, la muovo appena. Jamie, resta con lei. Perché io? Sei il primo soccorso. Come quando l'hai curata a Glendale. Ah, sì. Certo. Andremo a prendere del ghiaccio e delle bende. Ne avete all'hotel? Certo, sì. Allora andiamo. Ma che succede? Dai, andiamo, ti racconto dopo. Hai ripreso a recitare? Sì, sì. Che vuole Charlie? Conoscere meglio il posto. E perché dobbiamo farlo noi? Io sono sexy, tu manometti i sistemi di sicurezza. Dai. Ok. Una genietta dell'elettronica, forse. Sistemi di sicurezza in questo caso, ovviamente. Niente elettronica, direttamente una grata arrugginita. Va bene. Ok, esplora l'isola. Io pensavo volessimo esplorare direttamente l'hotel, non l'isola di per sé. Però magari c'è qualcos'altro di losco che potremmo scoprire. Posso farti una domanda? Ma rispondi sincera. Sai, senza ribattere in modo sarcastico o con una frecciatina. Vale anche per te. D'accordo, sii sincera. Lo show è ancora salvabile? Forse. Se qui sono custodite immagini o informazioni di portata epocale. Probabilmente. Ti pare probabile? Dovrebbe essere una cosa esplosiva. Al massimo filmeremo begli scorci. Nulla che ci salverà il culo. Una scarpa da donna. Segreto trovato. Scarpa elegante priva di tacco, quindi non ha il tacco. Attenzione. Ammazza, questi sono tutti segreti. Porca miseria. Questo è il decimo. Gli altri me li sono saltati. Ma dai, non è possibile. Me li sono saltati dall'inizio. Non c'era nulla in giro. A meno che veramente... sono talmente distratta da non averli notati, ma non credo. Cioè, abbiamo fatto davvero poco di gameplay comunque. Quindi magari scopriremo altre cose curiose qua in giro. Vediamo un po'. Allora, qua esamina. Ok. Vedete, raga, a volte manco si notano. Eccolo qua. Nice. Ma perché parla in inglese? A volte ci stanno stesse. Sti momenti in cui parlare in inglese, vabbè. Se non sbaglio pure negli altri era successo qualche volta. Comunque abbiamo trovato un secondo obolo, ragazzi. Proprietà privata, stare alla larga, bla bla bla. Tutti abbiamo paura, vietato l'ingresso, ok. Procedemos. Bit of a scramble. Ok, continuano a parlare in inglese. A caso, va benissimo. Quindi, cosa potrà mai nascondersi qua nei dintorni? Non lo so. Già abbiamo trovato una roba strana, una scarpa da donna senza tacco. Così a caso. E va bene. Va tutto benissimo. E di qua... io direi di guardare davvero bene dovunque, perché a questo punto potrebbero esserci cose curiose in ogni luogo. Scusami, fammi passare, grazie. Qua possiamo aprire? No, ovviamente no. Di qua c'è qualcosa. Una cassetta elettrica. Niente di interessante. Va bene, direi di darci una mossetta, perché sennò non ci sbrighiamo mai più a esplorare tutto sto posto, eh. Possiamo salire addirittura. Non ci aveva detto che avremmo fatto trekking. Beh, in effetti. Posso saltare di là? Opla! Wow! Ok, questa cosa è figa. L'avevamo detto, è una cosa che mancava, negli altri giochi, ma di là non c'era nulla. No, in effetti di là non potevamo comunque procedere, quindi cerca di non ammazzarti. Continuare di qua, quindi non voglio vedere Mark piangere. Grazie della premura. Okay. Davvero. Oh, piano. Piano. Non vorremmo davvero cadere e farci davvero male a una caviglia. O peggio, magari romperci l'osso del collo. Benissimo, hai visto? È stato semplicissimo. Qua non c'è altro. Qua dentro, questo posso esaminarlo? Pare di no. Qua. E questa dove porterà? Su e giù dalla collina. Sì. E dall'altro capo che c'è? Chi lo sa. Come faccio a saperlo? Sono appena arrivata. D'accordo. Pure qua nulla. Qua possiamo procedere. Cioè interagire proprio. Ah, ok. Per farla andare su. Opla. La collaborazione è importantissima. Ok.
Lei vive su quest'isola? Shh, sta giù. Con la famiglia? Mia moglie è morta. Oh, merda. Scusi, mi dispiace molto. Coraggio, ci siamo quasi. Meno male. Non ci hanno viste. Ragazzi, meno male. Andiamo. Abbiamo fatto appena in tempo a nasconderci dietro le foglie. Per ora, tesoro, andiamo avanti e vediamo un attimo se scopriamo altra roba. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non ci fossimo nascoste in tempo. Curiosa domanda. Ok, allora. Qua ci sono altre tipo casette, capanni dismessi. Qua non possiamo fare nulla. Controlliamo per bene pure di qua. Qua è chiusa, quindi niente da fare, non possiamo proprio entrare. Di qua immagino si possa salire. E anche di là si può salire. What about over there? Aspetta. Oh! Ok, forse possiamo entrare da retro in qualche modo. Vediamo. Magari c'è un ingresso posteriore. Vediamo. Oh, sì, infatti c'è questa apertura. Spero non ci sia niente di spaventoso o di animalesco. Non stavi cercando una nuova casa? Mi trasferisco domani, guarda. Okay. Beh, è molto luminosa, però. Bird Spotting, una guida agli uccelli delle isole britanniche. Ok, un libro, semplicemente un libro. Abbandonato qua. E qua c'è un altro di questi disegni, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci mostra. Oddio, re Gesù. Sedie a rotelle. Bene, fantastico. Una scoperta forse non proprio piacevole da fare. Posso aprirla di qua? Perfetto. Ci apriamo una scorciatoia da questo lato. D'accordo. Dopo aver visto questa premonizione davvero poco rassicurante, direi di procedere. Ok, dobbiamo comunque salire di qua. Ancora, vai, sempre più su. Sempre più su. Oddio, ma che è? Ok, c'è qualcosa o qualcuno che comunque ci sta osservando, quindi anche questo davvero poco rassicurante. Se amassi camminare nel verde, rassicurante. Non vivrei in una città. Non mi pagano abbastanza per questo. Vabbè, dai, mamma mia, fare tutte ste storie. Ogni tanto ci sta a fare pure un'esperienzuccia diversa, no? Dove state a rompere i coglioni. Non mi pagano abbastanza. Intanto te pagano, pensa te. Cosa abbiamo qui? Un altro obolo. Voilà! Eccolo qua. E siamo a tre, perfetto. Niente, allora qua non c'è nulla. E immagino che dovremmo salire di nuovo. E salirò. Mazza. Comunque, devo dire, allora, da questo punto di vista, ragazzi, molto soddisfacente, nel senso che... Mi ricorda i miei campeggi estivi. Parecchio esplorativo, comunque. Cioè, il percorso è comunque sempre guidato, ovviamente, però, intanto, te fa esplorare parecchio. C'è parecchio campo, insomma, disponibile. Allora, qua non c'è nulla. Ah, le corsette sono carinissime, se proprio la devo dire sinceramente. Ok. Se riuscissi a spostare la cabina qui, attraverseremmo. La cabina? Esatto. Vedi il quadro comandi? È distrutto. Penso non ci sia corrente. La corrente. Beh, non ci sarà corrente, ma... Ci sono anche delle istruzioni, ma non ho la minima idea di che cosa significhino, quindi... Guardiamo un attimino... Qua, se c'è qualcosa. Con questo non possiamo interagire. D'accordo. Di qua non possiamo andare, chiaramente. Vediamo cosa abbiamo di qua. Qua dietro nulla di interessante. Qua arrivano i cavi, ovviamente, ma qua il cancelletto è chiuso, per cui proviamo a salire qua sopra a vedere cosa abbiamo a disposizione. Ok, possiamo saltare da questa parte e saltare oltre il cancelletto. Immagino che sia l'unica cosa da fare, perché comunque per ora possiamo salire addirittura qua sopra. Attenzione. Mappete. What about over there? Un altro obolo ancora. Ullala, mamma mia, ragazzi, stiamo diventando ricchi. Ok. Ah, questo valeva di più, porca vacca.
Infatti vedevo che c'aveva un teschio sopra, ma pensavo valesse comunque uguale. Invece valeva di più, perfetto. Perché gli oboli, ragazzi, ovviamente non li hanno fatti luminosi. Quindi a meno che non ci vai proprio sopra e ti esce la scritta esamina, non li vedi. Ok, off e on. Va bene, proviamo a tirarla giù. Forse possiamo metterla in moto. Sposta il vagone. Ho capito, sposta il vagone, ma bisogna attivare la corrente dell'A. E adesso che abbiamo abbassato la leva, l'abbiamo spostata su on, vediamo un attimino cosa possiamo fare qua. Jamie, puoi sistemarlo? Tocca a te, tesoro. Ok, allora, premi sinistra per selezionare il multimetro. Jamie può usare il multimetro per riparare i quadri elettrici. Non so se si legge multimetro o multimetro, sinceramente, ma suppongo sia... Non lo so quale dei due. Questo... indica l'ordine in cui bisogna accenderli, forse. Aspettate, proviamo. Quindi dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no! Aspetta, è 7, 8! Porca miseria! No! Proviamo così, magari. Ok, perfetto. Perfetto, voleva di prima quello di sotto e poi lì a destra. Sì, sono perfetto, un genio. Meno male. Un genio. E genius. Ok, torniamo da Kate. Belli pure questi passaggi da un personaggio all'altro. E adesso possiamo andare. Quindi quelli, scusa, quello aveva detto andiamo a prendere le bende e il ghiaccio all'hotel. Quindi che fanno? Poi tornano indietro, non le trovano, non si fa due domande? Il tizio? Boh. Ok. Io pensavo dovessimo salire sul vagone, non passarci sopra. Cosa c'è di Vabbè. Qua? Sentite. Okay. Chi è? Oh cazzo, veloce. Ho fatto in tempo, ditemene sì. Resta giù. Perché ovviamente noi non dovremmo essere qua in giro. Quindi se ci becca qualcuno sono cazzi amari. Perfetto, abbiamo fatto appena in tempo a nasconderci, d'accordo. Allora, di qua si può salire, ma di qua vediamo un po'. Di qua è chiusa, intanto il tizio ha aperto questo cancello. Cosa contengono? Warning, oddio, sostanze pericolose? Di che tipo? Perché dovrebbero esserci delle sostanze pericolose qui? E tutto puzza troppo di marcio, ragazzi. Per ora è inutile farsi troppe domande perché non avremo comunque delle spiegazioni, ma... il tacco della scarpa che abbiamo trovato prima. Ok, segreto trovato. Tacco a spillo. Una donna si è trovata in difficoltà sull'isola e ha rotto una scarpa. Il tacco è compatibile con la scarpa da donna rinvenuta. Perché questa persona... perché vedete, certi indizi sono comunque collegati fra di loro, anzi, praticamente quasi tutti, però... Perché questa donna... passava di qua con le scarpe, coi tacchi. Cioè, non... Avrebbe dovuto essere comunque una situazione di emergenza, no? O di pericolo, magari. Bellissimo come si mette con le manine del tipo pisciame in mano. Comunque questo posto nasconde degli oscuri segreti. Va già molto meglio. Dovevo solo tenerla ferma un attimo. Adesso sto bene. Trovata una scorciatoia. Devo chiedervi di restare dove vi dico io. Certo, signor Dumet. Ci siamo. Proseguiamo. Ok. Restate tutti dove il signor Dumet possa vedervi. Grazie. Kate. Sì. Allora? Un campeggio degli orrori. Fa nulla. Non potrà tenere le carte coperte ancora a lungo. Questo è certo. Cioè, alla fine non è che lei abbia visto chissà cosa, ragazzi. Mo diciamo. Cioè, abbiamo visto quelle scatole con le sostanze pericolose, ma per il resto.
Non abbiamo trovato niente appunto di spaventoso? Vieni o no? Uh-huh. Ah, soffre di vertigini? Soffre di vertigini? Forse. Ok. Sì. Ok. Merda! Moriremo tutti! Ma io non prenderei mai in giro una persona vai. Che è in difficoltà. Piuttosto l'avrei Gesù, aiutato. Rilassati, Mark! Perché? Dategli una mano. È un bel salto. Eccone un'altra. Riesci? Oh, merda. Ma dategli una mano, scusami. Puoi farcela. Perché? Puoi farcela. Guarda avanti, non giù. Accompagnalo, vai, vai. Dai. Sto bene. Tratti aggiornati, meno male, si è migliorato un attimo il rapporto con Mark, ma l'altra che l'ha preso in giro, bella merda. Sicuro? Relazione aggiornata, vedete, Kate ha aiutato Mark a superare la sua parola del vuoto, ma penso che normalmente ognuno dovrebbe farlo, però, vabbè. Ho guardato. L'altra ragazza sotto c'è solo acqua. Si è messa a ridere. Tu sai nuotare? E comunque il ponte sembra bello solido, credo. Mm-hmm. Coraggio, ti aiuto. Dai, su. Tienilo per mano. Ecco fatto. Piano piano, dai. Vedi? Tutto bene. Non voglio guardare. E non devi guardare, non guardare infatti. Giù. Sì. Visto? Niente male. Dai, su, su, su. Forza. Oh, ecco fatto. Grazie. Sai sempre come tirarmi fuori dai casini, tu. Forza, raggiungiamo il signor Dumet. Sì, che se no sbarella. Se non ma ci dove vede. Sono finiti? Chiedo scusa, ragazzi di città. Su, muovetevi, non abbiamo tutto il giorno. Mm-hmm. Mazza, ma fin dove si arriva in sto posto? Questi altri vestiti con ste tute gialle, ma sti impermeabili più che altro. Ok, ci siamo? Sì, perché suppongo ovviamente, ragazzi, che la parte più interessante inizierà una volta che, ehi, wow, che saremo dentro. Signor Dumet, questo posto è davvero magnifico. Davvero? Forse non sarà un weekend sprecato. Keep out. Oddio. Ciao. E tu chi sei? Ma che fai? Chi è quella ragazzina? Kate ha visto una bambina alla finestra dell'hotel. Che ci fa una bambina lì? Oddio, forse è la figlia, boh. Ho visto una bambina. Lassù. Ovviamente è sparita. Forse è la tua unica fan. E l'hai persa per sempre. Sei davvero un idiota. Quanto è spiritosa sta ragazza. Ok, Jamie ha preso in giro Kate per la sua notorietà parlando della bambina che hanno visto, che lei ha visto, l'altra non l'ha vista. Qui è tutto molto fragile, vi prego, attenzione. Ok, ok, amico, ok. È troppo preoccupato questo qua, mi sta mettendo ansia. È incredibile. Wow. Guarda qua. Ma è una meraviglia. È davvero spettacolare. Posso chiedervi di firmare al banco gentilmente? Certo. Mancano dei bagagli. Staranno senz'altro arrivando. Li farò portare direttamente in camera. La trust di Kate li avrà rallentati. Erin, le sigarette? Zaino blu. Sistematevi, io vi raggiungerò per cena. Alle 8. Ma quindi dobbiamo signor proprio Dumet, soggiornare qua. Non so davvero qua. Come ringraziarla. Questo è un posto fantastico. Mm-hmm. L'ho detto che sarebbe andata bene, no? Sì, sì. L'ho detto. Nessuno pensa che qui puzzi tutto di merda, no? Magari qualcuno sì, ma non lo dice. Settantotto cosa?
chi si vede? Impegni, impegni, impegni. Tu te ne vai in giro tutto il giorno e io devo restare qui a preoccuparmi. Sei sparito tutto il giorno senza dirmi neanche una parola. Perché mi ricorda tremendamente Psycho questa cosa qua? Non so se voi avete guardato il film, quello originale, ragazzi, di Alfred Hitchcock. Ma mi è sembrato tanto Psycho, ecco. Ecco la famosa bambina. Questa è la canzone? Oh! Scusa, sei tesa? Oh mio Dio, me la sono fatta addosso! Com'è che non mi hai sentita? Stavo... Secondo me non siamo soli qui. Ma quando dai, eravamo fuori, davvero? Kate ha visto una bimba a una finestra. L'ho vista anch'io, una bambina. Il signor Dumet avrà famiglia, domestici, magari amici. Esatto, magari la figlia, lo sa? No? Comunque, questo posto mi dà i brividi. Allora... Particolare. Stavi cantando? Oh, sì, è la mia canzone coraggiosa. Questa è la canzone coraggiosa. La canto e non mi sento più paurosa. Non fa granché. Ma dai. Bene. 181. Dovrei essere dietro l'angolo. 183. È la mia. Ok. Ok. In bocca al lupo. Non potevano dormire in camere insieme. Non perderti. Scusate. Urla pure se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Ci sono io. Niente paura. In realtà... Ehi! Sì? Rimani mentre apro i bagagli e poi troviamo la tua stanza. Qualcosa mi dice che in questo posto è meglio non restare sole. Okay, sì! Allora. Grazie. Finirei per perdere. Qualcuno ha un minimo di sesto senso, quindi Gemma ha invitato Erin nella sua stanza. Per okay. Me? Dai, solo un corridoio, dai. Bene, bene, bene. Ed eccoci qui. Beh, direi intima. Come in uno di quegli hotel a capsule, a caso. È giusto un filo meglio di quegli hotel a capsule giapponesi. No, smettila, poteva andarci peggio. Ok, va bene. Come la stanza a Topeka? No, no, no. Ho cancellato quel ricordo e non voglio recuperarlo. Gli scarafaggi, il tuo russare. Pessima esperienza a Topeka, ah, grazie. Dov'è il bagno? No, dai. Vecchio stile? Vecchio schifo. Non c'è. Pensa il bagno se in mi camera. Scappassi nel mezzo della notte e mi trovassi Charlie sulla tazza. Suppongo non ci sia nemmeno il frigo bar. Oh. E invece ti sbagli. Bella, tutta che cos'è? Vino. Genio. No, ho paura che se iniziamo a bere... E mi sgriderà e mi farà sentire in colpa. Di nuovo. Charlie voleva dire? Che è successo? Lui fa così. Vabbè. Però... Siamo in pausa. Almeno finché non si gira. Che è meglio fare da sobri? Non sto mica dicendo che dobbiamo sbronzarci da star male. Perché lo stai facendo? Ho sete. E poi... Sei carina se ti arrabbi. Io? Come? Mi trovi carina? Mm? Oh! Vuoi usare il mio? Qua mi sa che c'è sta del tenero, ragazzi. Ho io del burro cacao, spartiamo i germi. Grazie, ma posso recuperare il mio. Dov'è finito? Qua il quadro non cosa. Allora, Erin ha fatto cadere il suo lucida labbra sotto il letto, che poi non era un lucida labbra, appunto era un burro cacao, ma vabbè. È lì, proprio alla base del muro, lo vedi? Minchia, quanto può essere largo un tutto letto. Che... Merda! Vuoi spaventarmi? No! Per vendetta, beh. Funziona. Oh oh. Erin può usare il suo inalatore per contrastare gli attacchi d'asma. Ok, quindi soffre d'asma, poverina. Quindi la polvere la uccide, chiaramente. Ok. Erin faticava a respirare dopo aver ispirato dalla polvere e ha usato l'inalatore. Ma qua ci devono segnalare ogni minima cosa che succede? Sicura di stare bene? Sicura di stare bene. Beh,
Sì, forse non avrei dovuto metterti paura, vero? Meno male. No, ma davvero non è colpa tua. È solo che fingo che non mi condizioni più di tanto. Non voglio dipendere da un inalatore. Provo a controllarlo, ma tra polvere e allergie, devo solo fare attenzione. Sicura? Sì. Certo, sicura. Quindi, intima. Alla fine sto burro cacao non l'avete potuto riprendere. È rimasto là, cioè sotto il letto. Vuoi assaggiarlo? E ora sei avvelenata. Non è male. E sei sincera? È piccon. Una buona annata. Sicura? Sento retrogusto di rovere. Una nutina di cedro. Molto igienico bere da una bottiglia che non si capisce che cavolo. Un intenso e corposo aroma di calzino macio. Oh mio Dio! Quanto ti odio! Che gran bugiarda! Non mentivo quando ho detto che sei carina. No. Ah, scusa. Pensavo parlassi di quando ho detto che sei carina. Davvero? E continua a bere nonostante tutto. Se sto arrossando è solo per il vino. Non è affatto l'imbarazzo. Relazione aggiornata. Jamie si è mostrata preoccupata. Jamie ha definito Erin carina. Cioè, qua, regà, succedono inciuci. Giuro. Davvero? Ok. Va bene, scusa. Sì. Non volevo imbarazzarti. Beh, sai, è che siamo colleghe e Charlie non fa che ripetermi di essere professionale. Ma tu ti fai condizionare tutta la vita da Charlie. No, cioè, no, non è che non mi faccia piacere. Erin. O che non ti trovi carina anch'io. È solo che... Ecco qua. Dai. No, avvicinati a sto punto delle cose. Siamo qua. Facciamolo. Attenzione. Beh. Che fai? Oh mio Dio, io non... Oh, che stronza! Ti prendo in giro, vorrei baciarti da mesi, ma e non allora? Ho mai avuto il coraggio. Cazzo! Oh la madonna! Io e Dani si sono baciate, dai, roba sexy, roba seria qua, ragazzi, primo amore, azzo. Relazione aggiornata, si sono baciate, abbiamo capito. Scusa. Piano. Cazzo. Che? Contenuti speciali bloccati dopo questo. Chissà che contenuti speciali. Vabbè. E chi sarà mai? Oh, appunto. Che fai? Te ne stavi nascosto a origliare? Te ne stavi nascosto come un pervertito? Scusa, ho interrotto qualcosa. Aiuto. No, parlavamo di lavoro. Mm-hmm. Ci preoccupa che l'impianto non regga le luci. Mm-hmm. Sì, esatto. Se in questo posto c'è un generatore, serve sapere la potenza. Non mi interessa cosa fate tra voi. E che ci fai qui? Non trovo la mia stanza e voglio una cazzo di sigaretta. Questi simboli strani sono numeri. Aumentano e decrescono in ordine. Grazie, ho già guardato di là. 10 minuti e butterò giù un piano della nostra prima ripresa. C'è tutta la sera. Non si può dopo cena. Vorrei riposare dopo aver camminato così tanto. Mamma, iniziamo così a girare tanto. Dopo cena. Vi do 10 minuti. Ok. Ok, scendiamo tra un attimo. Erin, ho guardato nello zaino blu. Niente sigarette. Io le avevo messe lì. Fammi vedere. Magari uno di noi è daltonico e non sa riconoscere uno zaino blu. Ma a dopo? A dopo? Quindi, a dopo? Sì, certamente. Cazzo, non mi sarei aspettata questo... Cercate di non perdervi. Questo aspetto così sexy. E continua a bere quella porcheria.
Andiamo, andiamo! Forza! Ma che cazzo fa? Perché correvano via e lui era preoccupatissimo? Dove diavolo se ne vanno? Ma che cazzo? Quello era solo, regà, era uno a caso che si è finto il tizio. Ovviamente adesso sono col vero tizio che probabilmente appunto gli farà passare le pene dell'inferno. Molto probabilmente. Ecco, infatti. Ovviamente. Ovviamente. Manichino, una persona reale travestita da manichino. Camera quindi, di Charlie. Un attimo. Oh. Kate ti manda questo. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto dell'ansia. È una presa per il culo. Penserà che possa aiutarti a gestire lo stress? Proprio per niente. Non sono stressato. No. Ok? Per nulla. Ti sembro stressato, cazzo. Sì, ma ti calmi. Era retorico. Abbassa un po' i toni, tizio, eh. I tuoi biglietti sono venuti bene. Ah, sì. Il rilievo fa una gran bella differenza. Agli anziani piacciono queste cose. Del mestiere. Mm. Anziani del mestiere. Mm-hmm. L'ho stampato su cartoncino. Per aprire i cassetti chiusi e a messo chiave, un logo argentato. Attenzione. Può usare cavolo. Il biglietto da visita per fare questo. Avrei dovuto darne uno al signor Dumet. Le hai trovate? No, ero sicura di averle messe qui, ma non capisco. Gesù. Procedi con metodo, vedi di ricordarti, magari hai fatto prima una smettila cosa, poi l'altra. Smettila di rovistare come una matta e procedi con ordine, su. Metodico. Questo. Zaino blu, tasca anteriore, mi ero proprio fatta una nota mentale. Sono sparite. Sparite? Così nel nulla. Secondo te me le hanno rubate? Io non... In realtà Kate ne sarebbe capace. Un pacchetto di sigarette. O Jamie. Davvero. Mi spiace. Ma vabbè, portiamoci avanti col lavoro. Va a fare i frustrati, non serve a nulla. Niente, portiamoci avanti col lavoro. Questo posto è enorme. Di certo da qualche parte ci saranno delle sigarette. Non puoi farne anche... a meno? C'era un bar alla lobby. Lì avranno delle sigarette, giusto? Madonna santa. In realtà è vietato fumare nei bar, per cui... Dai, controlliamo. Se le trovi prima tu, ti perdono tutto. Mamma mia, che ansia per un po' di sigarette. Dio santissimo. Comunque, ovviamente il tizio già ci sta osservando. Ci sta già osservando. Qui abbiamo un... È di riserva. Ah, è suo, identico all'altro. È uguale. Mi dona. Che ti frega? Questo tizio è troppo scortese, ragazzi, eh. Io penso che già l'avrei mandato al diavolo, molto probabilmente. Comunque, vabbè. Questo posto è davvero enorme. Mm-hmm. È una fortuna averlo trovato. Sì, sì. Temi che faccia sembrare miseri gli altri episodi? Lo sono, purtroppo. Questo è l'episodio che passerà alla storia. Ci vinceremo un Emmy? Esatto, così mi piaci. Fidati di me, Erin. Ho grandi progetti. Mm-hmm. Pensi che faremo un'altra stagione? Di quello mi occupo io. Mettimi in condizione di lavorare tranquillo e non ti lascerò mai senza stipendio. Okay. D'accordo? Cosa dice sto qua? Certo. Cordialmente Grantem Dumet, c'è un segreto qua dietro. Stappa di una conversazione via email. Joseph Morello fu invitato all'hotel con sua moglie, suo fratello e le sue due figlie.
No, aspetta, non ho letto dietro. Gli ha risposto: grazie dell'invito, accetto con piacere, sono sicura che mia moglie e i miei due figli saranno felici di accompagnarmi. Questi giorni anche mio fratello Francis è in città e con lui siamo a 5. Infido ciecamente di loro e della loro riservatezza. Quindi è stato invitato anche un altro tizio che appunto ci aveva portato però sua moglie, le sue figlie e suo fratello. Che fine hanno fatto? Perché tra l'altro questa lettera era qui? Ehi, hey Charlie... La prossima stagione mi piacerebbe avere un po' più di libertà con l'audio. Sai, sperimentare. Sì, certo, Erin, il tuo attuale contributo all'azienda è già di per sé molto prezioso. Quindi portarti le borse e passare in lavanderia? Beh, certo. Per fare carriera in questo mondo devi partire dal basso. Accettare un po' di gavette. Certo. Sai, penso dovresti assumere un assistente. Un assistente? Era un'idea stupida, Charlie. È solo un assistente. Ma se già assistente personale che le porti, che gli porti più le borse. Così ti aiuto con il montaggio. Comunque chissà che vuol come dire dice? Quel numero, ragazzi. Il montaggio. Il mix audio. L'editing, tutto penso il resto. Penso tu abbia così tanto da insegnare, tanta esperienza. Sarebbe un'occasione per trasmetterla ad altri. Già, forse hai ragione. E un assistente non perderebbe le mie sigarette, giusto? Eccolo là. Esatto. Che palle che sei però, veramente. Senti, ti interessa ancora dirigere film, Charlie? Io sto dirigendo. Quanti no, nomi, parlo però, di cinema. Grosso budget. E delle star. Libro degli ospiti e registro contiene informazioni su ciò che della truppa e dei precedenti visitatori. Quindi ci sono state anche altre persone qui. Rintieni a mente noi. Quello che sto per dirti. Nel lavoro che facciamo, ed è un lavoro importante, la verità è la star. Certo, certo. Giusto. Sì, scusa, Charlie. Quindi tu non vuoi girare film? Cambiamo discorso. Forse non è in grado, probabilmente. Qua c'è altro. Allora, qua sembrerebbe non esserci nulla di particolarmente interessante. Qua è stato tutto sbarrato. Qui c'è una porta. Ammazza. Ehi, forse Dumet è nell'ufficio sul retro. Puoi chiedere a lui delle sigarette? Sì, guarda, vado apposta a disturbare lui per chiedergli delle sigarette. Mamma mia, quante porte. Conservatore possono essere aperte con una chiave, quindi bisognerebbe pure trovare una chiave. Indaga sui rumori. Beh, era qua giusto all'ingresso. Era il tizio coi guanti, andiamo a vedere. Chi è stato? Che era qui un attimo fa? Perché la campanella era qua. Qui c'è una chiave, tra l'altro. Jackpot. Erin! Voilà. Ecco la chiave. La chiave del bar. Tac. Però perché il tizio ha suonato? Vabbè. Apri il bar. Perfetto. Di corsa andiamo ad aprire il bar. Perché pare che muoia se non prende queste cacchio di sigarette. Non è la chiave giusta? Sì. Ok. Eccoci qua. Che ne dici se vado a cercare un negozio di souvenir? Oggi ho già avuto un attacco d'asma e tutta questa polvere è proprio quello che dovrei evitare. Potrebbe avere delle sigarette. Sicuro. Brava. Mamma mia che piaga. Perlustra il bar in cerca di sigarette. Mamma mia veramente che piaga, porca vacca. Ehi là. Spero che le trovi perché già mi ha fatto due maroni grossi così. Sì. Wow. Un animatrone. Fantastico. Cosa desidera, signor Dumet? Vorrei un pacchetto di sigarette. Delle sigarette, per favore. Ehi là? Ehi là? Un pacchetto di sigarette. Troppo bello per essere vero, fa niente. Grazie, barista robot. Certo, signore, al suo sono servizio. Sono io, ragazzi, o mi ricorda tantissimo Shining? Non ci credo, cazzo. Questa scena. La scena del bar. Grazie mille, mio amico Automa. Non mi sbaglio, forse è un riferimento. Molto probabilmente sono riferimenti a questi film famosi, perché prima mi sembrava Psycho, ma mi è sembrato veramente tantissimo Shining. Eccole qua. Sì! Le stupide sigarette. Sì. Ah. Ovviamente vuole la cifra esatta. Cazzo. Scommetto che non ce l'hai.
Illustra il bar in cerca di soldi. Ah, pure. Dobbiamo pure derubare la cassa, davvero? Vabbè. Non mi sembra una grandissima idea, sinceramente, però... È chiusa, ovvio. Però lui può usare, esatto, il suo bigliettino da visita per sbloccare la serratura. Ecco fatto. Semplice come... Ah! Cazzo. Prossimo offro io. Come promesso. Rubare le sigarette. Le sigarette. Non ci vuole. Come rubare le caramelle a un bambino, davvero. Ah, ce la possiamo fare a prendere queste sigarette? Sì. Vieni da papà. Mose blocca. Tu ci scommette. Ehi. Ehi. Ma non posso prenderla a no. No, regà. La vita sarebbe tanto migliore con quelle dentro le mie tasche. Sì, ma stai messo proprio male, amico. Poi non ti puoi lamentare perché i soldi non erano neanche tuoi, quindi... trovo un modo per recuperare le sigarette del distributore. È una parola. Cosa abbiamo qua? Cosa dice questo foglio? Segreto trovato. Invito all'inaugurazione dell'hotel. Risale al 2017. E non è stato mai inaugurato, però. Ah. Boh. Signorina Kelly Schroeder, vorrei ringraziare nuovamente per l'incredibile lavoro che la sua squadra... porgo inoltre le mie più sentite condoglianze a incidente che ha coinvolto gli uomini della squadra sul lago. Non può che definirsi una tragedia. In parte mi sento responsabile. Per onorare la mia memoria, ho passato un mese a curare gli ultimi dettagli. Posso affermare con orgoglio che siamo quasi pronti all'apertura. Mi prometto di esprimere la mia più sincera gratitudine. Per stabilitarmi, sarei lieto di invitare lei e i suoi collaboratori alla grande cerimonia di inaugurazione che si terrà venerdì 17. Guarda a caso, tra l'altro. Vi prometto una serata spettacolare con intrattenimento. Movimento a tema e la musica di un quartetto barbershop. Sono certo che trarrete ulteriore soddisfazione per il vostro lavoro quando capirete quali esperienze può offrire l'hotel. Cordialmente, Richard Belknap. Chi è Richard Belknap? Belknap, come cacchio si chiama? Oh, oh sì. Oh. Ok, pure qua. Oddio. L'audio l'audio a volte non è precisissimo. Cosa? No, brutto pezzo di merda, non puoi farmi questo! Ma funziona o non funziona? Oddio. Vecchio rottame, dammi le forze! Dammi le sigarette! Dannato. Okay. Charlie. Ora vado a chiamare il mio tecnico e ti faccio aprire come una scatoletta. Ehi, Charlie! Ah, porco zio. Sì? Sono ancora al bar. Penso sia ora di cena. Dovremmo radunare gli altri. Sì, arrivo. Ma non era... Ma tornerò per te con una cazzo di spranga. Sei solo qui dentro? Chi c'è dietro il bancone? Cosa? Ok, non è per niente amichevole. Assolutamente. Comunque ragazzi, allora, oggi episodio un po' piatto, diciamo così, ma questa secondo me è soltanto la calma prima della tempesta. Perché? Perché comunque questo gioco dal trailer sembrava promettere davvero molta suspense, molta ciccia, diciamo così. Quindi penso che appunto questo sia soltanto, ragazzi, l'inizio a un qualcosa di molto più interessante, o almeno mi auguro, ovviamente, perché penso che le cose inizieranno proprio da dentro questo hotel, ragazzi. Poi c'è stata questa stranezza del tizio che si è presentato, che non era ovviamente lui, che è scappato via con questa bambina, quindi starà per succedere, sicuramente inizierà presto a succedere qualcosa di molto poco piacevole. Fatemi sapere ovviamente qua sotto in commento, ragazzi, che cosa ve ne è sembrato. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti ragazzi la giocherina. Ciao!